siamo all'esterno del sito minerario di Cavernardi, la miniera di Zolfo Montecatini. In questo momento la ditta Ilari sta livellando il terreno in attesa dell'inaugurazione che avverrà il 5 luglio alla mattina alla presenza della Boldrì. Quello che vedete sono dei cumuli dei calcaroni. Se ne sono rifatti tre, ma qui durante il periodo che la miniera era in piena attività ce n'erano 40. Siamo per entrare in miniera. Una volta qui gli operai di turno entravano in questa casetta che era dei guardiani e prelevavano la placca e un numero di matricola. La depositavano, giravano nei corridoi, nel corridoio e tra le altre cose veniva riagganciata nella rastrelliera e si trovavano all'interno della miniera. Passando per la lampisteria ritirava la lampada, piccone, la pala e l'esplosivo. Poi si apprestavano a salire sull'ascensore o gabbia del Pozzo Donegani e il Pozzo Boschetti, che oggi non esiste più, e per scendere nelle viscere della terra a tirar fuori lo zolfo grezzo.